io francamente preferirei non fare un numero specifico. Qualcuno parla, per esempio, per l'Unione Europea di 520 miliardi di investimenti all'anno da qui al 2030, quasi il 4% del prodotto interno lordo europeo. Eurosif stima 38 trilioni di investimenti complessivi al 2050 per raggiungere la neutralità carbonica. È chiaro che sono misure assolutamente ancora tutte da valutare, però certamente ci vogliono molte risorse. Una delle cose che si è capita soprattutto recentemente, anche dopo i vari dibattiti della COP di Glasgow, è che siamo obbligati alla coesistenza tra fondi, tra risorse pubbliche e risorse private, per cui da un lato c'è un mercato che si sta aprendo grazie anche alla regolazione europea. Teniamo conto che l'Europa è certamente in questo momento il centro finanziario del mondo con riferimento agli investimenti ESG, anche perché il 50% sostanzialmente delle emissioni che sono legate all'ESG sono emissioni in euro e sono emissioni europee, mentre per esempio gli Stati Uniti sono al 23%. L'Europa, pur avendo l'8% delle emissioni globali del pianeta, sta dando un contributo formidabile, e nei mercati finanziari si chiama effetto Bruxelles. Questa cosa sta diventando uno standard anche per il resto del mondo, quindi la vera novità è che l'Europa su questo credo stia costruendo una leadership finanziaria importante. Però accanto alle risorse private che si stanno certamente aprendo anche grazie alla regolazione, poi ci vogliono le risorse pubbliche. E le risorse pubbliche non sono banali, perché non tutti i livelli di rischio possono essere presi dai mercati privati, e quindi in alcuni casi ovviamente ci vogliono investimenti pubblici importanti. Ed effettivamente, come dire, il 40% delle risorse del Next Generation EU sulla transizione ecologica sono un dato di fatto ed è un punto molto importante. Ovviamente dal punto di vista finanziario c'è anche il rischio che questa sia una bolla. Per evitare che sia una bolla occorre che la regolazione sia capace di costringere le imprese e gli operatori finanziari ad una trasparenza sugli investimenti molto forte, che è l'altro tema importante. E devo dire che da questo punto di vista passi avanti se ne sono fatti, se ne stanno facendo. Il rischio di greenwashing e di social washing è sempre dietro l'angolo, però non v'è dubbio che c'è sostanza, ecco, rispetto ad altri periodi c'è sostanza, sia qualitativa che finanziaria, quindi anche quantitativa. È molto importante quello che sta avvenendo a livello di regolazione europea. Questa spinta è determinata dall'Action Plan sulla finanza sostenibile, è determinata dalla nuova strategia sulla finanza sostenibile che è stata ribadita nel luglio del 2021, e l'altro tema importante è appunto quello dell'applicazione, dell'allineamento degli investimenti finanziari alla tassonomia. La tassonomia è un percorso molto accidentato, molto complicato, perché sostanzialmente vuol dire definire che cosa è un'attività economicamente sostenibile e che cos'è invece un'attività che ha bisogno di un periodo di transizione anche tecnologica per divenire economicamente sostenibile. Su queste attività industriali prevalentemente c'è un grande spazio di investimenti. L'allineamento alla tassonomia di queste attività, soprattutto di quelle transitional, ovviamente sarà un passaggio molto importante per il futuro, perché aggancia il mondo finanziario col mondo reale, ed è qui che secondo me c'è la grande novità per alcuni versi, e cioè noi dovremmo impegnarci, ci siamo già impegnati in qualche modo, in una grande operazione di riconversione industriale, e per l'operazione di riconversione industriale ovviamente i capitali devono essere privati, e soprattutto la gestione delle crisi che emergeranno a causa di questo processo di allineamento alla tassonomia della transizione industriale sarà l'altro grande tema. Noi stiamo arrivando anche a un altro passaggio fondamentale. In tempi secondo me abbastanza contenuti, relativamente contenuti, il merito creditizio anche della piccola e media impresa sarà tra poco interessato dalla necessità di essere associato ad un rating di sostenibilità. E quando una piccola e media impresa dovrà andare presso un istituto di credito a prendere un prestito, dovendo dimostrare anche in qualche misura il proprio orientamento alla sostenibilità, allora il percorso sarà veramente instradato in quella direzione, per cui non solo i grandi investimenti dei grandi investitori finanziari, che pure ovviamente sono un motore importante dell'economia, ma quando poi tutte le imprese dovranno fare i conti con questa novità, perché il merito creditizio sarà fortemente influenzato
dalla rischiosità di lungo periodo in termini di ESG, quindi nel senso della sostenibilità, e allora veramente credo che il percorso sarà sostanzialmente completato. Quindi c'è anche un pezzo di mercato finanziario, quello che riguarda poi in realtà la gran parte delle imprese, che sarà modificato in modo altrettanto importante.